Ciao a tutti, allora sono qui per fare un Get Ready With Me, forse stavolta ce la facciamo, giuro. Innanzitutto per parlare un po' con voi e chiedervi scusa della mia continua assenza sul canale, questa mia incostanza nel girare video. Comunque, mentre vi racconto inizio a truccarmi perché devo fare un paio di commissioni, sono inguardabile, è sabato e sono veramente imbarazzante perché sono piena di brufoli. Molto bene, spacca tutto, bene. Ricominciamo con le solite tiritere. Allora, cosa è successo nell'ultimo periodo? Che giorno siamo innanzitutto? Così ci capiamo. È il 21 di ottobre oggi. Molto molto bene. Cosa è successo nell'ultimo periodo? Tolti i miei 200.486 brufoli, che non so da dove siano usciti perché non ho mai avuti così tanti. Manco a pagarli. Allora, è ricominciato a scuola. E fin lì, voi direte, e vabbè, è quello, lo sappiamo tutti. Esatto. Scuola, solita tiritera, solita roba. Niente di che. Quello ci tocca. Quella è la mia vita. E quindi giustamente abbiamo scuola. Poi, come avete visto da uno degli ultimi video, appunto, dove oltre ad annunciare il fatto che nella mia vita fosse entrato un signorino, ovvero il mio fidanzato, ovvero il mio Pietro, dove vi racconto di noi due, dove vi dicevo che restavamo insieme da quasi 2 mesi, era la mia unghia, pensavo fosse la spunta sporca, e dove appunto vi dicevo che stiamo insieme da quasi 2 mesi, ormai sono 5 mesi quasi. Molto molto bene, Meli. Ormai ho capito che se lo faccio con le mani facciamo prima, e non mi trucco da un po'. Ormai ho perso l'abitudine di truccarmi, ecco. Cosa è successo? Sono fidanzata da 5 mesi ormai. Ormai, diciamo, sta diventando una cosa stabile. Cioè, allora, per come abbiamo impostato noi il rapporto fin da subito, con le carte in tavola, e avevamo appunto già messo le mani avanti, dicendo entrambi che comunque, se la cosa sarebbe funzionata, ci saremmo interessati entrambi all'altro, sarebbe stata comunque una cosa seria, appunto, cioè non una cosa tanto per proprio, cioè fatta seriamente. Quindi appunto siamo insieme da 5 mesi. Mia madre l'ha conosciuto. Diciamo che quando l'ha conosciuto io ho avuto un po' di paura, ecco, perché appunto Pietro è il primo ragazzo appunto a entrare nella mia vita davvero, quindi è un po' delicatuccia, è stata un po' delicata la cosa con mia madre, la mia famiglia in generale. Con i suoi no, con mia madre sì, cioè mia madre mi ricordo, allora il giorno che mia madre l'ha visto era il, mia madre l'ha visto per la prima volta il 20 luglio, no il 20, il 22 luglio scusate, il giorno prima del mio 18esimo. Il giorno prima del mio 18esimo io ho presentato il mio fidanzato, ebbene sì, a mia madre. Perché per vari motivi lui prima non c'era, poi comunque io con mia madre diciamo che avevo anche un po' avuto da battibeccare, perché comunque non gli avevo detto prima che stavo con lui, appunto l'avevo tenuto, non dico segreto, però non me la sentivo ancora. Un po' perché appunto sarebbe stata la prima volta che gli dicevo a mia madre, mamma, guarda che io sto con qualcuno, non sapevo come avrebbe reagito, quindi un po'
ho rimandato finché una sera mi hanno accompagnato in macchina il mio fidanzato e il suo migliore amico e sono stata beccata. Sono stata beccata e il giorno dopo mia madre mi ha chiesto con chi fossi stata in macchina. Io ho preso la palla al balzo senza pensarci neanche troppo e dire oh mio Dio cosa le dico. Io ridendo, tranquillamente ridendo, ho praticamente detto a mia madre che ero fidanzata. Questo premetto che è successo i primi di luglio, tipo intorno al 7-8 di luglio. E io ero comunque fidanzata da un anno e mezzo, cioè un anno e mezzo, sì. Va bene che ormai praticamente siamo sempre insieme, un anno e mezzo mi sembra un po' troppo, ecco. Allora, cosa è successo? In pratica, appunto, io a mia madre gli ho detto questa cosa. Ah, ve lo voglio far vedere. Ve lo faccio vedere in un altro video comunque. Però ve lo faccio vedere anche in questo video. Ho fatto il piercing al naso, molto sobrio. Ce l'ho dal 26 di agosto. Lui mi ha accompagnato. L'ho fatto in negozio da una mia amica Rivoli, che non lo so, magari se ci parlo volevo fare girare un video anche nel suo negozio. Comunque, tolto questo, cosa è successo quel giorno? Allora, appunto, io e mia madre gli ho detto questa cosa, mia madre non è stata molto felice. In primo momento non è stata molto felice perché io non gliel'ho detto, non gliel'ho voluto dire più che altro. Un po' perché è la mia vita, diciamo, privata e io non sono solita parlarne comunque con la gente, con la mia famiglia anche, quindi avevo deciso di non parlarne molto con nessuno, cioè è stata una cosa nostra e basta. Poi, boh, è successo che sono stata obbligata a dirglielo a mia madre e gliel'ho detto. Mia madre non ha detto né A né B né C all'inizio, cioè è proprio stata una don't worry, be happy, più o meno no, cioè. Mi ricordo che il primo giorno è stata arrabbiata molto con me perché non gliel'ho detto, appunto. Una volta che lui è partito, poi è andato giù al sud, al paese di suo padre. Quando è tornato, io dovevo appunto andarlo a vedere perché non ci vedevamo da 2-3 settimane circa e io stavo impazzendo. Stavo impazzendo perché praticamente da quando sto con lui viviamo praticamente insieme ormai, cioè siamo peggio di una fetta, scusata. E allora, visto che ero in ritardo, io ho detto, e questo era il giorno prima del mio compleanno, quindi il 22 di luglio appunto, io quella sera sarei stata con i miei amici in giro su Rivoli, però comunque avrei mangiato da lui. E appunto, ho detto a mia madre che che dovevo andare da lui, appunto, che avrei mangiato comunque da lui e se voleva mi accompagnava, andavamo a prenderci un gelato con lui e glielo presentavo. Allora, diciamo che è stata una cosa fatta al brucio perché all'inizio mia madre non voleva venire, comunque poi alla fine mi ha accompagnato fino sotto casa appunto del mio fidanzato. E io praticamente niente, lui poi è sceso, noi ci siamo salutati e poi sono iniziati i discorsi con mia madre, tipo lei non deve perdere la scuola, poi là bla 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 e niente di che. All'inizio sembrava che mia madre quasi lo dovesse mangiare. Però io ero molto preoccupata comunque di questa cosa. Poi il giorno dopo è venuto a casa mia con i miei amici che ho fatto una cosina a casa
e l'ho presentato anche a mio fratello più grande. La sera poi ho avuto un altro discorsetto con mio fratello più grande, niente di che. E poi niente, all'inizio diciamo che io ormai vivevo a casa sua, perché comunque i suoi da subito non hanno avuto grossi problemi e niente. Casa mia, cioè ci venivamo sì, però era un po' critica. Poi, dopo essere partita io per la Slovenia e lui per andare giù, dopo è successo che lui ha iniziato magari a venire ogni tanto qui, comunque poi magari uscivamo con mia madre e tutto, quindi mia madre ormai non ha problemi con lui perché l'ha conosciuto, sa come è fatto, quindi ho risolto questo grosso problema. Alla fine ci siamo trovati che lui ha iniziato a lavorare, adesso lui lavora dietro casa mia, quindi praticamente ogni 26x2 siamo a casa mia. Cioè in settimana siamo sicuramente a casa mia, nel weekend siamo a casa sua solitamente, perché magari usciamo con i suoi amici, perché molto spesso siamo fuori con i suoi amici nel weekend, settimana no, settimana già tanto che ci riusciamo a vedere se va bene un'oretta. E niente, quindi sostanzialmente adesso è tutto tace in casa mia, tutto tace, siamo tutti felici e contenti, siamo tutti molto tranquilli. Io mi sarei ritinta i capelli di viola, ma devo rifare la tinta, ma non ho voglia, non ho voglia, non ho tempo, non voglio fare niente. E giuro che prima o poi la rifaccio. L'ho fatta il 14 di settembre, siamo il 21 di ottobre, me la sto prendendo comoda. Me l'ero fatta perché lui ha preso la macchina, aria di cambiamenti, e quindi ho deciso di tingermi i capelli per la 176esima volta. Sempre stesso colore prugna mi ero fatto. Adesso dovrei ricominciare a farmelo, ma non ho voglia né tempo di dover cambiare. E quindi non ho tempo. Molto molto bene. Poi, per il resto, ho fatto il 18 up, ho finito i soldi. Ho finito 500 euro, bene sì, i libri. I libri, ho comprato i libri di scuola e poi molti libri da leggere, mi sono rimasti 50 euro. Ho finito i soldi, molto bene. E niente, sono una spendacciona. Questo è un po' più chiaro. Sono una spendacciona. Cioè, faccio proprio... faccio proprio schifo. Carina. Sì. Carina mamma. E niente. Tra l'altro sto cambiando la camera così. Così perché ho cambiato scrivania, quindi sto smontando metà camera. Il mio fidanzato mi ha montato le mensole. Che una è sopra... dov'è? Di qua, ok. Una è sopra questo chihuahua qua che è tutto piegato. Ma vabbè, lasciate perdere. Questa è un'altra storia. E niente, mi ha montato le mensole. L'amore mio mi ha montato le mensole. Tra una settimana, circa 10 giorni, facciamo 5 mesi. Ormai viviamo, boh, così. Viviamo, non dico la giornata, ormai viviamo in simbiosi. Io sono un essere molto triste in questi giorni. Sono a casa da sola, no? Cioè, voi spiegatemi cosa fate voi quando siete a casa da soli, no? Cioè, ma non a casa da sola un paio d'ore, a casa da sola un weekend intero.
Nel senso che mia madre è partita per Roma e io sono a casa da sola con tre cani su cinque e il coniglio. E io mi annoio a casa da sola, però non so cosa fare, cioè boh, è noioso perché comunque la mia mammina non c'è. E quindi non so chi rompere le scatole, perché comunque c'è, cioè, per dire, il mio fidanzato, per quanto può venire a trovarmi ogni tantum, perché vabbè, di solito, cioè, è venuto a trovarmi, siamo stati qua, però eravamo anche col suo migliore amico, che praticamente siamo i tre moschettieri ormai. Appunto, sono venuti a trovarmi, ma... cioè, poi io il resto del mio tempo lo passo da sola. Infatti adesso tipo mi sto truccando perché devo andare a fare due commissioni. Entro un'ora devo essere a casa e devo avere anche già scaldato la cera, perché devo fare... oggi è giornata a cerette. Aiuto, mi sono azzozzata, mamma. Ok. E quindi ho un po' di roba da fare, ma non ho voglia di uscire. I am the gangster. Basta. Sto diventando matta. Cioè, stare da sola mi fa diventare matta. Ancora non ho iniziato a parlare con i cani, però ci sono quasi. Non è una cosa positiva, ecco, per niente è una cosa positiva. Poi sono andata al firmacopie del nuovo libro di Rage. No, non ho ancora iniziato a leggerlo, avrò letto una decina di pagine. Sono andata con mio fidanzato perché mia madre lavorava e volevo portarci il mio fidanzato. Gli ho fatto firmare due copie, una per me e una per mia madre. A Rage, appunto, gli ho detto che ero venuta col mio mille volte ancora, cioè col mio fidanzato, perché Rage sa cosa significa per me mille volte ancora. Lo voleva conoscere, ma alla fine non ha visto il mio fidanzato. Ma io se faccio così voi vedete in che posto brutto. Ah sì, lo vedete. Cioè voi siete sopra la scatola della ceretta, un libro di Freud, poi ci siete voi. Ciao. Ciao, ci siete voi. Ok, basta. E dietro c'è un macello. La mia vita mi fa perdere sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza. Allora, io mi sono innamorata di questa tinta labbra, cioè ne ho due. Questa, sono dell'Astra, pagate tipo 4-5 euro. Una è questa, faccio lo swatch, magari ne mettiamo in mano, che non metto mai, non mi chiedete perché, ma non mi piace. All'inizio ho comprato questa, non sono difficilissime da mettere, bisogna imparare. All'inizio ho comprato questa, sono opache, durano abbastanza, 5-6 ore, se bevi 4 ore, comunque. Questa qua, rossa color mattone, ed è la numero 02 matte. Questa è un colore, un rosso ciclamino, simile ad altri rossetti che tra l'altro ho già, che di solito opacizzo, invece sto usando questa. E poi ho questa che è la mia preferita in assoluto, questa è la 01 matte, che è quella che ho appunto indossato adesso, che mi fa impazzire, bionda, mora, prugna.
adesso che mi sto facendo prugna con la mia solita tinta, cioè con la mia solita piega quella giù, con la riga in mezzo, mi piace da morire, quella è veramente, veramente bella. Infatti penso che queste sono, tra l'altro sono molto valide, per quello che costano sono molto molto valide, sono opache, questa qua è quella che ho indosso, che ve la faccio vedere, cioè sono imbarazzante. Niente, sono queste due qua. Questa la utilizzo poco, che tra l'altro assomiglia a un rossetto di Kiko che io ho. Questo è il rossetto di Kiko, che ovviamente è lucido, e questa è la tinta opaca che si deve asciugare, perché comunque sulle labbra è opaca. Questo rossetto di Kiko, se mai dovesse mai avercelo qualcuno al mondo ancora, perché io l'ho comprato 3 anni fa, è il numero 913, quindi se sapete questo rossetto di Kiko qua, il 913, sapete che il suo colore è lo stesso identico colore della tinta dell'Astra, cioè identico. Io ho tutte le matite labbra di questo colore, però io tipo sotto queste tinte non uso la matita, dovrei provare con la matita però. Ma non sono malaccio, cioè per essere delle tinte labbra da 5 euro dell'Astra, che l'Astra fa prodotti così, almeno io quelli che ho provato non erano granché, queste tinte labbra sono molto molto valide. E poi vabbè, questo famoso sarebbe una tinta labbra che gonfia. È molto, boh, non l'ho mai usata praticamente, cioè ditemi voi cosa devo fare. Ma perché resta lucida? Io odio il lucido su, sì, l'ho provata per vedere se potesse somigliare a qualcosa per mettercela sopra, ma è viola sulla bocca c'ho il marrone, ecco, adesso si sono abbastanza opacizzate. Questo qua è il coso della tinta, quella lì, canotto. Questo è quello che ho addosso, questo è l'altra tinta che ho, e questo è il rossetto di Kiko che non uso mai. Poi mi sono fatta regalare questo qua dalla mia amica Lucia l'anno scorso a Natale, Rosa Barbie. Sto divagando, lo so, Rosa Barbie non lo metto mai, non mi chiedete perché, mi piace un casino, ma lo metto poco perché i capelli scuri stanno nel mood di Mortisia. Non trovate? Non sto molto bene al mood di Mortisia. Crudelia Demon, Crudelia Demon, non lo so. Sto divagando nell'ultimo periodo. Poi qua c'è il mio amico Phoenix che è russa, che dorme beatamente, ve lo vorrei fare tanto vedere. Vorrei, ma non posso, è ancora un'altra estate, arriverà. Che poi bello, cioè guardate, non riesco a levarla, mi sto sfregando la mano e non si levano, che gioia. Comunque, tutto questo, io sono la disperazione fatta persona. Vi voglio raccontare un mio dilemma esistenziale sulla scuola. Io faccio il geometra, no? Per quei poveri comuni mortali sfortunati come me che fanno geometra, io non dico di essere tonna, di non studiare, cioè io ci vado a scuola, vado anche, diciamo, non sono una secchia, ma ci vado abbastanza bene, dai, intanto qualche votaccio lo prendo anch'io, però è normale, cioè può succedere a chiunque, no? Mia domanda è, ma la gente, cioè io ho due domande, ovviamente nessuno mai mi risponderà perché non penso ci siano geometri o comunque gente che sta facendo geometri, ma progettazione, no? Adesso vi voglio raccontare questa bella cosa. Progettazione, ovvero l'analisi delle travi, sforzo normale, sforzo di taglio, movimento flettente, per chi sa cosa sono. Ok, per chi non lo sa non vi preoccupate, non vi perdete niente, e sono incubi. Sono incubi per me, incubi, quindi non ve li racconto. Qual è il mio problema, no? Adesso mi metto qua
con voi, raccontiamocela, no, cari geometri miei. Dove sta il mio problema? Ma esattamente, voi geometri, quindi siete usciti da quella scuola, avete fatto il praticantato. Esattamente, no? Come fate? Come funzionano queste cose? Cioè, progettazione, tutta la parte analitica dei calcoli. Come fate? Cioè, e se state facendo una scuola da geometri, come navigate? Cioè, come sopravvivete? Cioè, non lo so. Questo è il problema, non lo so. Perché non lo so. Comunque, tolto questi miei dilemmi esistenziali, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!